Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Tandem, un saluto da Stefano e un saluto da Gabriele. Oggi abbiamo davanti a noi questo scatolone perché, come sapete già, unboxing, quando vedete lo scatolone, unboxing. Prima di iniziare vogliamo farvi vedere, questo è in anteprima, non lo so. This is how we party. Questo pacco proviene dal Giappone e non vogliamo togliere il pacco prima dalla scatola perché vogliamo farvi vedere l'imballaggio. È stato imballato veramente alla grande, perché c'è dentro di tutto, veramente, per una scatoletta di 6 personaggi che è questa. Quindi vedete che l'impallo è stato veramente... C'entra qualcos'altro lì? No. C'è un quesino. Probabilmente è fondo piombato. E probabilmente... No, che non mi ricordo più cosa stanno dicendo. Niente panico. La scatoletta è questa. Niente panico. Sì, cazzo, devo andare a far spesa. Ok, panico. Allora, perché ci sono dentro 6 personaggi, quella della scatola di imballaggio... Sigla. 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 Ho sentito un rumore, provo andare... Ehi, benvenuto sul canale Tandem. Allora, questi personaggi sono arrivati tutti quanti dal Giappone, quindi hanno un non so che appunto di asiatico. Sì, e in questo caso dobbiamo anticipare un po' sushi. Potrebbero farli, Dobbiamo anticipare una cosa, che due personaggi li avete già visti in un video precedente. Ma perché? Perché li abbiamo ricomprati, li abbiamo ricomprati per vedere se la qualità era la medesima e la risposta è affermativa. Esatto, in questo caso abbiamo Black Jack, sempre dalla collezione di Osamu Tezuka Official. E qui abbiamo la principessa... Che cazzo dici? La principessa Zaffiro. Ma te bene ti fa male? Sì, ma perché è in inglese? La principessa Papiro. Va bene. Poi andiamo avanti. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo Astro Boy. E chi cazzo è Astro Boy? No, non lo conosco. Non conosco Astro Boy, ragazzi. Sei un pirla. Esatto, è stato fatto un film qualche anno fa, però non ha avuto il successo, diciamo, che si aspettava, si gridava la produzione. Ed è veramente comunque vecchiotto Astro Boy, perché risale, se non erro, ai primi anni 70 o fine anni 60. Quindi parecchio tempo fa, insomma. Ed è un personaggio iconico della, diciamo, dei cartoni animati giapponesi. Esattamente, andiamo avanti e sulla stessa linea. Abbiamo il dottore. Il dottore, esatto, fa parte sempre del cartone animato o del fumetto di Astro Boy, dottor... Ociano Mizu. Vada, volevo fare la parlata, non ci sono riuscito. Ma poi chi abbiamo? Grande le sorpresa. Perle, queste sono le perle. Perle. Abbiamo un pop buddista e un pop induista. Posso introdurlo io? Ma certamente, introduca pure. Allora, adesso vorrei introdurvi questo pop, perché se io introdurvi dico... questo pop è brutta, dove glielo vuoi introdurre? Ragazzi, pensate male, perché se io dico Fudo, qualcheduno di voi penserà Fudo della montagna di Kenshiro. Ehi, signor Fudo, guardi, stanno arrivando. E invece no, perché sto parlando dai Funko Pop Miti e Leggende. Abbiamo Fudo Mio, che è questa divinità buddista. Ed è veramente... No, un vichingo biondo. Sì, che tra l'altro è molto triste, molto triste questa foto, in questo pop, in questa versione pop. Ed è veramente introvabile, almeno al momento se ne possono trovare ancora poche copie, soprattutto nel mercato asiatico. Ma questa linea di Funko Pop che si chiama Legendary Creatures and Myths è veramente una linea che ha spaccato di brutto in Asia. Quindi in Europa e nel resto del mondo è piuttosto difficile da reperire. Soprattutto la versione metallica, perché era stata realizzata per una convention di fumetti in Asia. Quindi questo è il pop buddista e induista. Buddista. Questo è il pop buddista. Questo è veramente bruttissimo, quello che stiamo tirando per e questo invece fuori. È il pop induista, che non so assolutamente. Hanuman. È facile. Non sappiamo appunto chi siano queste divinità, se non appunto che lui è buddista e lui è induista, però ragazzi non andiamo... Si vogliono comunque bene entrambi. Non andiamo oltre, perché non sappiamo darvi nulla in più a livello di informazioni. Però veramente bello. Sì, questi due sono i top della giornata, ragazzi. Questi due li abbiamo già visti e confermiamo la loro bontà d'animo, insomma. E questi due sono delle vecchie creature leggendarie dell'universo dei cartoni animati giapponesi. Sì. Giro di parole assurdo, perché... Sì, diciamo che stiamo facendo il giro del mondo per quanto riguarda i vari acquisti del pop, perché abbiamo acquistato da AliExpress, da Singapore, questa volta questi arrivano dal Giappone. Se poi avete bisogno di maggiori informazioni riguardo i venditori e le spese di spedizione sostenute e le spese doganali eventuali, scrivetecelo nei commenti che vi daremo tutte le risposte del caso. Va bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento, ed è sempre un piacere fare un video con tanta calma con voi. Esatto, soprattutto nella prima parte. Un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao. Andiamo a fare la spesa.
Ma no, ma chi fa la spesa? Cioè, non bisogna dire queste cose qua. Siamo qua tranquilli, stiamo facendo un video. Cazzo, devo andare!